lascerei la parola a voi per farci tutte le domande che volete. In particolare, io avrei piacere oggi rispondere, noi abbiamo piacere di rispondere alle domande di chi ha votato qualcun altro, di chi non ha votato Movimento 5 Stelle. Perché noi non è che ce la possiamo sempre raccontare tra di noi, eh? Non vi facciamo nulla. Abbiamo piacere di sapere da parte di chi non è convinto, non gli piacciamo, non abbiamo fatto abbastanza, non siamo capaci. Fateci delle domande, delle critiche. Chi non è convinto del Movimento 5 Stelle si faccia avanti senza paura e lo dica tranquillamente. Noi siamo qui per rispondere. Parli ora o taccia per sempre. Ma scherzi a parte, da parte una foto segnaletica non vi facciamo nulla. C'è qualcuno che ha votato non il Movimento 5 Stelle? Scherzi a parte, se venite qua, davvero una critica, ma venga qua. E vieni qua. No, hai fatto un gestaccio che ci avrebbe dato dei fascisti. Dai, vieni qua a farci una critica. Ma no, veramente, lo dico... È coraggioso, è coraggiosissimo. Puoi dire qualsiasi cosa. Dov'è? Fatelo passare e non gli fate niente. È sotto la mia protezione assoluta. Pronto? Pronto? Qualsiasi critica vuoi. Qualsiasi. No, innanzitutto vorrei fare il complimento perché è una bella piazza. Quindi già vi salvo. Io sono sincero, io non ho votato Movimento 5 Stelle e penso di non votarlo neanche nelle prossime amministrative e neanche nelle prossime europee, ovviamente. Sono un segretario del Partito Democratico. Ovviamente non me ne vergogno, però... Sono punti di vista, no? In generale, se io devo criticare qualcosa proprio del Movimento 5 Stelle, non è che voglio criticare sugli argomenti che sono stati trattati, perché io ritengo che non sia giusto di difendere delle persone o i nostri politici che rappresentano il Partito Democratico a Roma. Nel Partito Democratico mi ritrovo sotto certi aspetti legati al all'anti scusate, un applauso di incoraggiamento, mi avete messo in soggezione. Mi ritrovo insomma in certi valori, sì, mi ritrovo in certi valori, ecco, questo qui, grazie per la sponda, mi ritrovo in certi valori. Sugli argomenti insomma trattati non voglio fare critiche in particolare, sul Movimento 5 Stelle invece io non trovo accettabile il sistema verticista che sta alla base del vostro movimento. Grazie comunque per avermi dato la parola, perché siete stati veramente democratici. Grazie a te, non te ne andare. Aspetta un attimo. La critica quindi aspetta, è... Diva, aspetta un attimo. No, perché me la sento caldissima. Faccio 5 minuti in uno spot. Potete andare a firmare per la presentazione delle liste chi è di Riccione, grazie. Grazie per lo spot. Allora, la critica... Un attimo, devo sistemare il microchip di Casaleggio. Allora, la critica è... Comanda Grillo e Casaleggio, giusto? Poi ti faccio una domanda io, sono cattivissimo. No, la domanda è una cosa che ti è piaciuta, che ha votato quest'anno il Partito Democratico. In un anno, una cosa. Una cosa che gli è piaciuta a lui, che il Partito Democratico a Roma, perché il rispetto per l'elettorato del Partito Democratico totale c'è, totale, ma non per quella gente che sta a Roma, comunque rispondo a questa giusta critica, perché in effetti viene molto diffusa questa teoria che appunto comandino Grillo e Casaleggio. Io già l'ho detto quando sono andato da Santoro, io ho votato circa 3.500 volte alla Camera, non mi sono mai vergognato di un voto,
ho sempre votato convintamente, sono orgoglioso di quello che ho votato e non c'è stata mai una volta che ho sentito Grillo o Casaleggio prima di votare. E se ci pensate, un parlamentare della Repubblica è pagato, se ci pensi, per votare, né per andare in TV, né per fare correnti e correntine, né per fare slogan elettorali, ma per votare. Quindi non è mai successo. Vi posso, come si può provare a smentire questa critica? Io posso dare la mia versione o la sua, però per me l'unica soluzione è provare a raccontare un fatto. Un fatto. Poi uno ci può credere o meno. Il giorno stesso della votazione della famosa mozione Giachetti, una persona, il vicepresidente Giachetti, secondo me, che è stato a torto considerato differente dagli altri, e si è visto l'altro giorno quando ci ha censurato perché abbiamo osato nominare Napolitano. Quando c'è stata quella votazione è successo questo fatto. Noi abbiamo firmato noi eravamo sostanzialmente d'accordo per il ritorno al Mattarellum. Però la Commissione Affari Costituzionali nostra, che è una commissione molto molto intransigente, che ha una linea, diceva: però noi vogliamo un'altra legge elettorale nostra che vogliamo costruire con i cittadini. Quindi probabilmente la situazione migliore è astenersi. E avevamo preso questa decisione. Io scendevo dal secondo piano di Montecitorio e ancora non mi conoscevano in tanti del Partito Democratico, era all'inizio, quindi io spesso mi intrufolavo tra loro per captare, per cogliere delle situazioni, e sentivo: certo, abbiamo fatto una stupidaggine, adesso ritiriamo, abbiamo firmato, alcuni sono d'accordo, altri no. Ho pensato: qui ci possiamo pure infilare per spaccarli, perché come hanno presentato una mozione per il ritorno al Mattarellum e qualcuno dice che dopo averla firmata non la voterebbe. Allora io sono sceso sotto, sono andato al cortile e c'era Giachetti che parlava e diceva: Matteo, ma che dobbiamo fare? Io pensavo che fosse Renzi, perché è renziano. Ho fatto finta di cercare qualcosa e lo seguivo per sentire. È andata così. Ho chiamato mio padre e gli ho chiesto un consiglio: papà, c'è questa situazione qua, c'è l'omozio Giachetti, io sono dell'idea che comunque occorra votarla a favore, anche perché da un lato il Mattarellum è meglio del Porcello, ma anche se ancora non abbiamo costruito una legge nostra, comunque li possiamo pure spaccare politicamente. E mio padre mi ha detto: sì, io pure sono d'accordo, un parere. Poi ho chiamato Casaleggio, quindi mio padre mi ha dato un parere. Poi ho chiamato Casaleggio, io sono amico di Casaleggio. Gli ho raccontato tutta questa cosa: tu che ne pensi? E lui mi ha risposto così: sono cazzi vostri, voi parlamentari. Tanto con questa voce. Una scelta politica molto importante la mozione Giachetti, molto importante, cioè una posizione in gruppo parlamentare alla Camera su una mozione presentata dal PD e non votata da nessuno del PD tranne che Giachetti, e sulla quale la Commissione Affari Costituzionali all'inizio pensava di astenersi, e poi io, forse anche la Giulia, Luigi Di Maio, Roberto Fico abbiamo parlato alla Commissione Affari Costituzionali, dato un parere, e poi la Commissione si sono riuniti loro dietro praticamente dove ci sono gli scranni, vicino, dietro ci sono addirittura i bagni, e si sono riuniti lì fuori in un corridoio, hanno preso la decisione di votare a favore. E politicamente è stata una mossa molto azzeccata, perché li abbiamo smascherato la loro ipocrisia, la loro di quelli a Roma, non di questa persona, e complimenti per il coraggio. E soprattutto poi abbiamo votato a favore appunto del ritorno al Mattarellum, che anche se non è la nostra legge elettorale ideale, perché la nostra legge elettorale ideale è costruita con i cittadini, è molto meglio del Porcello. Ho finito, scusa? Di che? È finita, la nostra legge l'abbiamo costruita, tutti gli emendamenti che abbiamo presentato adesso all'Italicum è finita, cioè... Praticamente è inutile oggi depositare una legge elettorale essendo stata appena approvata alla Camera l'Italicum, ma deve andare l'Italicum al Senato, e tutte le proposte emendative che sono uscite fuori dal lavoro sul portale sono proposte emendative che noi presentiamo al Senato. Poi la mia idea è che per me l'Italicum non passa al Senato, perché Berlusconi si è reso conto che è morto con questa legge elettorale, e secondo me si sono anche resi conto che se continuiamo in questo modo dovremmo prendere noi il premio maggioranza. Questa è un'idea mia. Ecco, io vi dico solo una cosa, che qualora non ce l'ho con lui, ma non avessi degli argomenti, se fossi la stampa e non avessi argomenti per criticare il Movimento 5 Stelle, perché appunto sarei sprovvisto di argomenti contenutistici, come avete votato per gli F-35, avete votato per il condono edilizio,
Avete votato per il condono alle slot machine. Avete votato per il ritorno dalla, per la, continuare la guerra in Afghanistan. C'hai una critica? Si sono accordati con Silvio Berlusconi sulla legge elettorale. Hanno rivotato loro, no lui, non è stato lui. Hanno rivotato per la seconda volta lo stesso Presidente della Repubblica che non va a testimoniare a Palermo sulla trattativa Stato-mafia. Con i voti loro, non suoi, ma loro, Cicchitto è presidente della mia commissione affari costituzionali, Nitto Palma della commissione giustizia al Senato, Capezzone della commissione finanze alla Camera dei Deputati. Per i voti non suoi, di vergogna non lo dovete dire a lui, lui lo stiamo conquistando, poco a poco. Ti auguro complimenti. E ricorda che la domanda semplice è: mi è piaciuto quello che abbiamo votato quest'anno? Le domande semplici sono quelle che ci daranno anche le risposte migliori. Mi è piaciuto quello che ho votato quest'anno? Io a un certo punto, quando ho smesso di ragionare per partito preso, perché ero così anti-berlusconiano che qualsiasi cosa arrivasse contro Berlusconi, anche una caccola, io dicevo che la caccola era uno statista, che giustificavo qualsiasi cosa. Io, questo era il mio meccanismo psicologico. Lo stesso della Fiorella Mannoia, tra l'altro, che l'abbiamo invitata, lei donna, compagna di sinistra, femminista, l'abbiamo convocata una volta, è venuta a trovarci in affari esteri alla Camera, e lei ci ha parlato dello stesso meccanismo. Quanto è stato difficile buttare giù delle sovrastrutture mentali, ideologiche, che io avevo, convinzioni, ragionamenti, per partito preso. Uno ragiona, sapete perché si dice per partito preso? Uno ragiona per partito preso. Vabbè, perché sei del PD? Perché Berlinguer non c'entra più niente, te assicuro. E quei valori che tu hai, e che molto probabilmente sono questi nostri, coltivali. Io ti auguro di riuscire a cambiare il Partito Democratico, te lo auguro, te lo auguro. Se non ci dovessi riuscire, sappi che qui per te c'è sempre posto. Grazie, complimenti a lui.